Inutile negare che l'incontro fisico non è sempre un di più. Il meeting è un fatto anche sociale, la possibilità di incontri, di stare insieme, di passare il tempo. È la classica tradizione italiana, che è una grande tradizione. L'incontro fisico, la piazza, il mercato, il bar, la parrocchia, l'associazione. Ma detto questo, sapremo usare questo vincolo per migliorare. Il meeting quest'anno sarà anche un meeting che userà la rete e che potrà parlare a gente che sta in America Latina, in America o deve stare a casa. Lo faremo facendo eventi che siano appunto fruibili in questo modo. Il simbolo, il segno è per esempio questo spettacolo, questo talk fatto con Bernardini, il giornalista televisivo, sulla sostenibilità, una striscia ogni giorno, un vero spettacolo televisivo con tanti ospiti e tanto infografica, tanti video, e questo sarà qualcosa che vale per sempre, un meeting virtuale insieme al meeting fisico. Una delle cose che abbiamo visto in questi 20 anni è il disastro dell'uomo solo al comando, e negli ultimi anni il fatto che non basta una piattaforma per sentire le opinioni della gente. Ci vuole l'incontro, ci vuole qualcosa nato dal basso. Prendiamo l'esempio della sostenibilità di cui parlavo prima. Ci sono 17 obiettivi dell'ONU che, messi in questo modo, rischiano di essere incomprensibili. Come si comprendono? Mettendo al centro la persona, col suo desiderio, col suo gusto, con la sua voglia di costruire, e questa persona che lavora deve non star da sola. La sostenibilità, dal mettere a posto la differenziata fino al non distruggere l'ambiente, al costruire città ecocompatibili, a usare bene l'energia, a difendere gli animali, al essere per l'uguaglianza, è fatta dalla gente, con tante iniziative dal basso, dalla gente. Noi vorremmo anche in questo meeting raccontare questi esempi dal basso che costruiscono il tutto. Prima di tutto non dobbiamo confondere il telelavoro con lo smart working. Non è che se uno sta a casa in modo disorganizzato fa lo smart working. Lo smart working è una cosa seria, chiede dei progetti precisi. Quindi noi dovremmo usare questa possibilità del lavoro a distanza, ma per costruire un modo di lavorare nuovo, un modo di lavorare moderno che ha bisogno tanto impegno e tanta intelligenza. Come in tutte le cose riguardanti il lavoro e l'impresa, niente nasce dal nulla, non è l'aspetto passivo di non incontrarsi, ma l'usare la possibilità che una persona stia a casa e possa lavorare meglio certi giorni e altri giorni vada a lavorare in team. Io per esempio faccio il professore. Se devo studiare è meglio che lo faccia a casa piuttosto che in università, dove incontrare gli studenti e altro. Penso che la stessa cosa valga dall'altro. È sempre l'uomo con la sua intelligenza, la sua ragione, il suo desiderio che usa le cose. Nulla nasce passivo, neanche lo smart working.